che condiziona pesantemente le scelte degli amministratori, qualunque si siano. Oltre a questo dobbiamo anche tenere conto che il paese, a parte i mutui nuovi legati alle opere che si stanno realizzando e che a breve andranno in appalto, ci sono anche i mutui vecchi, quindi comunque il paese parte fortemente penalizzato. Quindi l'aspetto economico nella stesura del programma è un aspetto essenziale. E a questo punto, nella stesura del nostro programma, abbiamo dato una notevole importanza all'economia, diciamo alle scelte anche ardite che andremo a fare in caso di vittoria. C'è anche da dire un'altra cosa, che nel programma, come dicevo prima, noi abbiamo messo solo quello che noi realmente pensiamo di poter realizzare eventualmente in questi 5 anni a venire. Poi è chiaro che tutte le grandi opere e tutto ciò che è incluso nel piano triennale delle opere pubbliche, se e qualora vi fosse la possibilità di poterlo realizzare, vi sarà il nostro massimo impegno per la realizzazione, non perché non è scritto nel programma. E parallelamente a questo, vi sono anche delle opere troppo piccole da poter essere messe nel programma. Mi viene in mente che per ricollocare il monumento alla Luna non è che ci voglia tanto più di 50 euro fra trasporto, cemento e barre filettate. Quindi il programma è una traccia e diciamo che illustra più un metodo che i contenuti. Va bene. Quindi vi dicevo, il nostro programma al primo punto mette l'economia, poi la vivibilità ed infine il turismo. Anche per lasciare spazio agli altri, io stasera vi parlerò solamente del punto riguardante l'economia, solamente per illustrare che per incrementare le risorse economiche il passaggio obbligato consiste nella razionalizzazione dei servizi che noi pensiamo di attuare eventualmente attraverso la rinuncia all'indennità di carica. E a proposito di questo, io inviterei anche i nostri avversari in caso di vittoria a fare altrettanto, sì, perché sì. Vedete amici, solamente rinunziando all'indennità di carica, più o meno, un conto fatto col pallottoliere, si risparmierebbero circa 60.000 euro l'anno, che potrebbero essere investiti direttamente per necessità primarie, per accumulo o quant'altro. Ma un altro modo per fare economia è il consorzio di alcuni servizi comunali. Ad esempio, molti comuni consorziano il servizio di segreteria, e anche questo comporterebbe, diciamo, una discreta economia che sommata a quella dell'indennità di carica in qualche modo permetterebbe al comune di recuperare circa 100.000 euro l'anno, che se voi pensate che ad esempio l'appalto della caserma dei carabinieri pare che sia basilasta 67.000 euro, insomma ogni anno di economia un'opera, piccolo o grande, ma fattibile. Parallelamente all'economia abbiamo pensato ad interventi mirati all'agevolazione fiscale delle nuove imprese che intendono investire nel nostro territorio mediante la riduzione dei tributi locali, e questo è possibile farlo perché le addizionali comunali, quelle che diciamo mi riferisco soprattutto all'IMU, nel decreto cosiddetto Salva Italia è previsto che l'aliquota possa essere in diminuzione e non soltanto in aumento come normalmente succede. Quindi parallelamente al 4% che l'imposta l'aliquota stabilita a livello nazionale, il comune ha la discrezionalità sul più o meno 2%. Un altro modo per agevolare le nuove imprese è
la eventuale rateizzazione e dilazione dei tributi nel primo quinquennio, perché nei primi 5 anni, diciamo, è il primo quinquennio è il periodo di maggior difficoltà dell'impresa che parte. È importante questo, la fiscalità di vantaggio è un aspetto fondamentale dell'economia di un paese, perché quando si dice creare posti di lavoro sicuramente non si fa riferimento a creare scrivanie e sedie, perché nessuno vi può dire che vi darà un posto di lavoro, nessuno vi può impiegare alle dipendenze dello Stato. Creare posti di lavoro vuol dire creare le condizioni ideali, le condizioni migliori per far sì che eventuali imprenditori abbiano interesse a investire nel nostro paese. Bene, ci rendiamo conto che nel nostro paese, insomma, io nuove attività recenti non me ne ricordo, e le vicende legate alla spiaggia, diciamo, che in qualche modo hanno condizionato, ma non è solo la riduzione della spiaggia che ha condizionato questo. Penso soprattutto al decoro del paese, a cose che magari non diamo per scontate e che scontate non sono. Opportunità di lavoro, perché, ripeto, non è col precariato che si combatte la stigmatizzazione sociale, non è col precariato che si può parlare di rilancio dei giovani, è favorendo la libera iniziativa. Anche perché precariato mi ricorda uno stato permanente di bisogno, che, diciamo, è quella condizione che da sempre i politici sfruttano per creare il pascolo elettorale, perché se l'uomo non ha bisogno, ovviamente non va a chiedere, e se non chiede manca, diciamo, quel momento dialettico fondamentale col politico. Non so se sono stato molto chiaro. Carissimo. Un altro intervento in ambito economico è la previsione di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti degli immobili comunali, così come, se non sbaglio, è già previsto per i lavori che dovrebbero essere appaltati sulla ex ufficio di polizia municipale. Perché impianti fotovoltaici? Intanto perché è un periodo in cui le misure di finanziamento a livello comunitario sono tante, difatti molti comuni hanno attinto già a questo, ma soprattutto perché il risparmio, in questo caso si riesce a coniugare il risparmio energetico al rispetto ambientale, e penso che questo non sia poco. Mi avvio a concludere con una piccola riflessione. Le parole che Franco nel primo comizio ha profuso con passione mi hanno ricordato che 20 anni fa Paolo Borsellino ha espresso lo stesso concetto, dicendo che la rivoluzione si fa sicuramente nelle piazze, con il popolo, ma il cambiamento si fa nella cabina elettorale, con la matita in mano, quella matita che è più forte di qualsiasi arma, più pericolosa di una bara e più affilata di un coltello. Ecco, è proprio così, amici. Il cambiamento di cui noi possiamo essere solo uno strumento è determinato dalla vostra volontà. E se riuscirete a essere veramente liberi, scegliendo chi riterete più capace e idoneo ad amministrare, consapevole dei vostri doveri e soprattutto dei vostri diritti, i quali, come vi dicevo prima, sono stabiliti dalla Costituzione italiana e non da qualche politico che eventualmente vi fa credere il contrario. Ecco, se riuscirete a sottrarvi alla spirale del falso assistenzialismo e alle false speranze di posti di lavoro che non esistono, secondo un disegno che in questi anni ha portato solamente precariato e illusioni. Ecco, se riuscirete in questo, allora la vostra e la nostra determinazione si potranno materializzare e realizzarsi nella nostra impresa, quella di far risorgere il paese, ridandogli la dignità che merita, gettando anche le premesse per un concreto sviluppo economico. Per questo vi chiediamo di riporre nel nostro candidato a sindaco Franco Santoro tutta la vostra fiducia.
perché il percorso che ci ha portato a scendere in prima linea è stato coerente e limpido e perché non abbiamo accettato compromessi di alcun genere. Ed in questo senso vi invito a non lasciarvi imbrogliare da qualche cantastorie che lungo i marciapiedi vi racconta le sue favole di fantapolitica. Soprattutto perché non vi stiamo proponendo cose impossibili, ma cose a misura d'uomo e a portata di mano. E anche perché, vedete, il taglio col passato che noi vi proponiamo è un taglio netto, non solo col passato prossimo, ma anche col passato remoto. Vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo e ringrazio Franco Santoro per l'opportunità che mi ha concessa e soprattutto per l'opportunità che la sua discesa in campo rappresenta per il Paese. Viva Sant'Alessio! Ah, ci rivediamo! Vedete, io ho scritto pure quattro parole, ma alla fine sono convinto di parlare a braccio. Innanzitutto è sempre emozionante, ogni campagna elettorale con una piazza piena come questa di questa sera, e parlare tra persone che si conoscono e che si incontrano tutti i giorni, come io incontro tutti i giorni voi. Alcuni candidati non li incontrerete mai per strada, non li vedrete mai a Sant'Alessio. Io vivo Sant'Alessio, sono stato definito 5 anni fa lo straniero di Sant'Alessio, mi sta bene. Se tutti gli stranieri o tutti gli abitanti di Sant'Alessio fossero come Nino Lo Monaco, e allora vi trovereste un amico tutti i giorni a poter parlare, sia al bar che sul marciapiede o sul lungomare, naturalmente compatibilmente con gli impegni di lavoro. Premesso questo, non è stato un tempo sprecato, e di questo ne sono convinto anch'io. È stato il tempo che ho dedicato alla mia comunità, e questo lo dovrebbe fare ogni singolo consigliere comunale. Dicevo, questa campagna elettorale che andiamo ad affrontare è una campagna elettorale strana, particolare, difficile. Per come è iniziata, per come si è evoluta. Infatti questa volta ci sono ben 3 liste, ci sono tantissimi candidati, ci sono 3 candidati a sindaco, non so quanti assessori nominati, quelli per legge, quelli fuori legge, quelli dei marciapiedi, quelli dei bar. Però è importante. Ho sentito l'altra sera, ho rivisto il comizio del candidato Fleres, del candidato della lista numero 3, che in un certo senso elogiava questo modo nuovo di fare politica. Anch'io sono convinto di questo. Non è un fatto negativo che ci siano 36 candidati in una piccola comunità, anzi è un fatto altamente democratico. Quindi la gente che si scommette, come noi ci stiamo scommettendo, queste facce vedete qua sopra, 8 su 12 è gente nuova che per la prima volta si accosta alla politica, i veterani, pensate a me, veterano con 5 anni solo di politica alle spalle, insomma, questo è il massimo, siamo pochi. Questa gente bene va invogliata, va ringraziata per l'impegno e soprattutto perché ci mette la faccia per il paese di Sant'Alessio, mentre c'è altra gente che è rimasta dietro, che non esce da fuori a Supala, come dice Franco Santoro. Qua a Sant'Alessio di Supala, a Melia si dice a Supala. Ebbene, saluto, ci sono pure i miei amici di Melia qua, li saluto. Ti saluto perché io sono orgoglioso di essere di Mongiuffi Melia, però abito a Sant'Alessio e sono di Sant'Alessio. Ebbene, dicevamo che un futuro migliore, uno sviluppo migliore ci può essere, c'è, ci vuole il coraggio di cambiare. Questo è il motto che il nostro candidato sindaco ha messo nei suoi volantini, nei suoi santini, il coraggio di cambiare. Il coraggio di cambiare sta in ognuno di noi, ognuno di noi deve avere il coraggio di cambiare. Io l'ho avuto, ragazzi, signori, elettori, elettrici, avevo un posto al sole, provengo dall'amministrazione uscente,
poi parleremo dell'amministrazione uscente. Ho lasciato diversi amici in quelle file, in quella lista ci sono tanti amici miei, perché vedete, la politica, oltre a essere un fattore sociale, è anche un fattore di impegno politico. Nella politica si stavano dei rapporti che magari non ci sarebbero stati se tu non fai politica. Allora io ho trovato qualche amico all'interno dell'altra lista, qualche amico adesso che non è più candidato, ma anche qualche amico che è in lista, nell'uno e nell'altro. E allora a quegli amici dico che Nicolò Monaco c'è sempre stato, c'è e ci sarà comunque. E io, vedete, non ho nulla da sistemarmi personalmente, mentre altri, chi più chi meno, per loro, per i loro amici o per i loro familiari hanno qualcosa da sistemarsi. Nicolò Monaco, grazie a Dio, il lavoro ce l'ha precario, ma è sempre un lavoro. Baciamo un terra nel più lordo. Mia moglie lavora, i miei figli sono piccoli, io voglio solo dare a questa comunità. Mentre in questi giorni, veramente ve lo dico con amarezza, si sta assistendo, e credo che ognuno di voi stia assistendo a questo come lo vediamo noi, io da spettatore ma da attore anche, sto assistendo a delle scene veramente ripugnanti. Come ha detto l'altra sera Franco Santoro, noi non siamo quelli dei pacchi di pasta. È vergognoso nel 2012 andare a distribuire pacchi di pasta. Si possono distribuire, ma non in campagna elettorale. Lo si deve fare durante l'arco dell'anno. E sempre con discrezione, come è sempre stato fatto, perché ognuno di noi ha una dignità. L'essere umano ha una dignità che va rispettata. Ricordatelo tutti, siamo tutti esseri umani e domani ci potremmo trovare nelle condizioni di chi oggi ha realmente bisogno. Veramente, vedete, non sto leggendo più niente. Mi ero fatto il bel discorsetto. Vediamo di riprenderlo un attimino. Franco avrà tempo di parlare. Vedete, questa campagna elettorale, dicevo, è molto strana. Si assiste a un falso buonismo. Siamo tutti amici, siamo diventati tutti amici. Ripeto, non ci sono nemici in campagna elettorale, ma avversari sì. Non ci sono avversari, mi sono reso conto. Ci incontriamo al bar e siamo tutti amici, andiamo, diciamo, cerchiamoci quasi, già siamo in questi casi, ci diamo un santino, io do il mio, arrivo e canto dall'altra lista, andiamo insieme a cercare il voto. È falso, fino a qualche mese fa si parlava e si sparlava, e oggi siete insieme. La cosa grave è questa, che sparlavate di persone con cui per cinque anni hanno lottato contro di noi e oggi sono insieme a noi o a voi. Io ho fatto una scelta diversa, una scelta giovane, facce nuove. Non lo so, avrò sbagliato, io sono convinto che nella vita bisogna rischiare, ma io non ho rischiato, ecco la differenza è questa. Io ho scelto liberamente, da mente pensante, non dico che gli altri non sono menti pensanti, attenzione. Però la mia scelta l'ho fatta in libera autonomia e ho scelto questa squadra e questi amici, vedete, io qua ho un amico, Pietro Muscolino, vieni vicino a me per favore, questo è un mio amico, da 7 anni mi segue, Pietro Muscolino è in lista con me, Pietro Muscolino cercherà i suoi voti, ma Pietro è e rimane il mio amico, è sempre stato vicino a me, è uno dei tanti amici, ce ne sono anche nelle altre liste, attenzione. Pietro si sta scommettendo come tutti gli altri e mentre gli altri non hanno dato la possibilità ad alcune persone di entrare in lista, noi l'abbiamo data, non è il caso di Pietro, perché Pietro ce l'avrebbe avuta anche nelle altre liste la possibilità. A qualche altro mio amico invece voglio dire che in questi giorni per le strade, sui marciapiedi, nei bar, ha detto vedremo che avete di dire Nicolò Monaco con tuo comizio, Nicolò Monaco nel comizio ha da dire queste cose che vorrei sentire dire anche a lui o ad altri, perché Nicolò Monaco non ha nulla da nascondere.
Io vi rispondo dicendo come ho espletato il mio mandato elettorale, che è la cosa più importante. Come sono stato 5 anni all'interno dell'amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Foti, a cui comunque va il mio ringraziamento perché mi ha voluto e sono stato con lui 5 anni, e fino a ieri sera o 2 sere fa abbiamo fatto l'ultimo consiglio comunale. Io ho avuto la mia coerenza politica, sono rimasto lì fino alla fine nonostante fossi candidato in una lista opposta a quella appoggiata dal sindaco uscente, altri non l'hanno fatto. Perché vedete, il mandato elettorale me l'avete dato voi e me l'avete dato per 5 anni, e io quei 5 anni li ho rispettati fino alla fine. Poi toccherò il discorso dell'assessore Duro, mio assessore di riferimento in questi 5 anni, a cui va la mia stima e la mia gratitudine, perché l'assessore Duro comunque ha lavorato e forse si è fatto credere fuori che non voleva lavorare o non voleva fare alcune cose. Mi scusi assessore, l'ho vista e mi sono ricordato di lei. Quindi dicevo, nei miei 5 anni ho cercato di fare qualcosa per il comune di Sant'Alessio. Vedete, mi sono trovato con Franco Santoro ora, e come diceva un presidente americano, Franco, trovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. Io sono convinto che con te questo succederà, con questa squadra, perché noi andremo ad amministrare il comune di Sant'Alessio, quel che si ricadica in giro. Noi non siamo secondi a nessuno, secondi a nessuno, noi siamo qui per vincere, abbiamo messo la nostra faccia per vincere, per governare Sant'Alessio nel migliore dei modi e per governarlo bene. Quindi vi dicevo, poi tornerò sul comizio della professoressa Fighera, cosa ha fatto il consigliere Lomonaco nei 5 anni. Bene, questo consigliere è stato eletto dagli altri colleghi consigliere a rappresentare il comune di Sant'Alessio unitamente al dottore Picciolo e al collega Giuseppe Bartorilla all'Unione dei Comuni, e per la prima volta all'Unione dei Comuni, che non è un carrozzone, non so voi che idea abbiate dell'Unione dei Comuni, ma vi garantisco che non è un carrozzone, all'Unione dei Comuni si è fatto un gruppo unito, per la prima volta è successo che non c'erano maggioranza e opposizione. Pensate, il mio capogruppo all'Unione dei Comuni era Giuseppe Bartorilla, che a Sant'Alessio era il capogruppo della minoranza consiliare, dico oggi assessore designato della dottoressa Fighera. E allora quel gruppo ha lavorato, ma non ha lavorato solo per Sant'Alessio, ha lavorato per l'intero comprensorio. Possiamo andare a vedere le mozioni, le interrogazioni, quello che, che hanno presentato il dottore Picciolo, il consigliere Lomonaco e il consigliere Bartorini. Me ne dico alcune. Noi abbiamo sollevato il problema dell'anfiteatro, perché non si sapeva se a gestirlo dovesse essere il comune di Sant'Alessio, i comuni, quindi Sant'Alessio, Forza d'Agroe a salire fino ad Antillo, oppure l'Unione dei Comuni. Abbiamo detto che comunque io personalmente ho fatto una mozione in cui chiedevo la scerbatura oltre che la posa in opera di gioco per i bambini, per i nostri bambini. Abbiamo fatto delle mozioni per quanto riguarda il ponte di collegamento Santa Teresa-Sant'Alessio, non so se lo sapete, ma è inagibile ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, però ancora continua a passare pullman. Abbiamo fatto delle mozioni per quanto riguarda l'autostrada, noi chiedevamo il declassamento dell'autostrada perché c'è stato un periodo che addirittura c'erano le gallerie al buio e il manto, il tappetino d'asfalto era come il formaggio groviere.